Canzonetta di Wolfgang Amadeus Mozart, il terzo brano della nostra antologia pianistica di Cesi Marciano. Allora, questa canzonetta è un brano abbastanza famoso. Mozart ha preso ispirazione da una vecchia canzoncina francese e l'ha trasformata, l'ha arricchita, l'ha elaborata e ha composto dei brani molto belli. E probabilmente è proprio perché questi brani di Mozart sono così belli che questa canzoncina ancora oggi è molto famosa. Qui noi abbiamo una versione ridotta di questa grande composizione di Mozart e abbiamo soltanto tre righi di 8 battute ciascuno. Allora, quali sono le cose da osservare prima di partire e iniziare a suonare? Il diesis all'inizio del pentagramma, per cui ogni volta che io trovo la nota fa in tutto il brano, per la destra e per la sinistra, e dovunque si trovi sulla tastiera, io dovrò suonarla diesis sul tasto nero e non sul tasto bianco. Poi vedo il segno del ritornello, cioè la stanghetta più grossa con la stanghetta più sottile e i due puntini al centro del pentagramma. Il ritornello mi dice di ripetere questa parte, cioè suono il primo rigo e poi ritorno all'inizio e lo suono una seconda volta. Dopodiché posso andare avanti e iniziare il secondo rigo. Anche all'inizio del secondo rigo vedo che c'è il segno del ritornello, per cui io lo so già che da qualche parte dovrò trovare un segno corrispondente che mi dirà di tornare indietro e ricominciare da qui. E infatti lo trovo alla fine del terzo rigo. Quindi, arrivato alla fine del terzo rigo, ritornerò indietro, si chiama ritornello proprio perché mi fa ritornare indietro, per ripetere la seconda volta i due righi finali. Adesso io non eseguirò i ritornelli, cioè suonerò soltanto una volta questi tre righi, ma se ci fosse un'occasione davanti a un pubblico per un saggio, o per un qualunque motivo, se devo suonare, ovviamente suono tenendo conto di queste ripetizioni che devo fare. Allora, un'altra cosa positiva, la mano destra ha questo primo rigo che poi si ripete esattamente uguale nel terzo rigo. Quindi 8 battute sono identiche, per cui in pratica quando le abbiamo imparate nel primo rigo, qua ci troviamo un lavoro già fatto e sarà sicuramente più semplice. La mano sinistra deve muoversi un po', ha un po' di salti e in questo caso, se riusciamo a seguire la diteggiatura che ci viene suggerita dal libro, probabilmente lo riusciamo a suonare in modo un po' più facile. E il salto più grande di tutti lo abbiamo in fondo, all'ultima battuta, dove arriviamo a suonare un sol molto molto in basso. Qua è l'ultimo sol in basso della tastiera. Comunque, suono la parte della mano destra dall'inizio alla fine, ma senza le ripetizioni. Della parte della mano destra, mano sinistra. Thank you.
Bene, per la mano sinistra non vale, o vale in parte, la ripetizione delle note fra il primo e il terzo rigo. La destra ripete esattamente le stesse note che ha suonato nel primo, anche nel terzo rigo. Per la mano sinistra è solo in parte. Le prime quattro battute sono uguali alle prime quattro battute del primo rigo. In compenso, nel rigo centrale abbiamo quattro battute che poi si ripetono uguali con le stesse note. Abbiamo visto nel finale la mano sinistra muoversi molto e alternare sempre 1, 5, 1, 5, 1, 5, perché è l'unico modo per potermi spostare e fare dei salti così grandi. Quindi, sol, sol, re, re. Sol, sol, suonati con 1, 5, 1, 5, 1, 5. È il sistema più semplice. A questo punto, tutta la canzonetta, dall'inizio alla fine.